L'impresa è una cooperativa sociale con sede a Carate Brianza che si occupa di formazione professionale, inserimento lavorativo e aiuto allo studio. È perfettamente allineata con quella che è anche la mission della nostra fondazione, London Stock Exchange. Infatti, noi sosteniamo giovani svantaggiati che si affacciano al mondo del lavoro per la prima volta e quindi li aiutiamo a poter sviluppare tutte le loro potenzialità. La collaborazione con la fondazione London Stock Exchange Group nasce 3 anni fa. Abbiamo saputo di un progetto che appunto proponeva questa collaborazione e ci siamo candidati. Dopo poche settimane abbiamo saputo di essere stati scelti per questo progetto di charity e quindi è iniziata 3 anni fa una collaborazione che si è da poco conclusa e di cui siamo assolutamente soddisfatti. Sicuramente è stata un'esperienza piacevole, anche perché dopo qualche attimo di titubanza si è creato subito un bel rapporto tra noi di Borsa Italiana e i ragazzi. E poi è stato interessante anche dal punto di vista professionale, perché per una volta abbiamo potuto spiegare cosa combiniamo tutto il giorno in Borsa Italiana a un pubblico di ragazzi e non ai soliti tecnici super esperti in materia. La borsa mi ha lasciato dei bellissimi ricordi, appunto nel lavorare con questi docenti, chiamiamoli tutor, che mi hanno seguito, mi hanno insegnato appunto altri lavori, come lavorare nei gruppi in cucina, come gestire le situazioni negli eventi appunto con i catering dei signori inglesi e con i ragazzi, con i bambini appunto a fare questi progetti di lavoro, i lavoretti con loro. Ho indossato gli abiti del tutor per la prima volta e li ho accolti in questa struttura con quell'emozione che loro provavano e che io stesso ho provato diversi anni fa quando, con qualche anno più di loro, sono entrato per la prima volta in borsa. Siamo stati divisi in due squadre, proprio per creare una competizione. L'idea era quella di creare una società per gioco, una catena di McDonald's, però in questo caso sani, stranamente sani. In molti di loro vedevo quella voglia, quindi, di scoprire qualcosa di nuovo, di provare una sensazione alternativa a quello che è la storia di tutti quanti i giorni e pensare di sognare a occhi aperti per costruirsi un futuro per se stessi e per il domani. In borsa ho fatto la festa per i bambini dei dipendenti di Natale e ho fatto fare a loro dei biscotti con le forme di animali con la pasta da zucchero e vedevo nei loro occhi comunque che erano felici. Il mio ruolo in questa attività con impresa è stato quello di mentore, ovvero una figura che aveva il compito di essere un supporto per questi ragazzi, nello specifico per la persona, il ragazzo assegnato. Il mio ruolo voleva essere una figura che accompagna il ragazzo durante la giornata, un po' un punto di riferimento per rassicurare il ragazzo durante questa esperienza, se vogliamo, emotivamente molto forte. Quando sono venuto qui a fare questa esperienza, conoscendo delle persone che ci lavorano dentro, come Ulisse il cuoco, Vito il cameriere e tanti altri collaboratori, come degli tutor che ci hanno seguito, loro mi hanno proprio messo a mio agio, mi hanno fatto sentire a casa mia, e quindi diciamo che questo momento di preoccupazione, di spavento si è attenuato perché appunto proprio mi hanno trattato come fossi un loro figlio e mi sono sentito parte anche io di indipendente della borsa. Il mio approccio è sempre quello del vorrei ma non riesco, perché la famiglia e il lavoro alla fine impegnano tante delle energie. La cosa interessante di questa iniziativa è che ci ha dato la possibilità di farlo durante l'attività di lavoro e nel luogo di lavoro. Con i ragazzi mi sono trovato al mio perfetto agio, forse perché penso di essere un po' ragazzo, quindi anch'io. Con loro sicuramente, con dei sogni, è quello che ho cercato di trasmettere loro, l'idea che il loro sogno possa trasformarsi in realtà con volontà e con impegno. Mi piace lavorare in sala e quello che voglio fare da grande è appunto diventare una cameriera e aprire un mio ristorante. E io voglio fare da grande cuoco, perché a me piace mettere dentro un piatto tuo cuore, come posso dire, formare un piatto bellissimo che ogni volta ogni persona lo voglia assaggiare, che lo voglia provare.
Come tutor mi sono occupato di due momenti principali. La prima è stata la realizzazione di un video all'interno di Borsa Italiana, all'interno di Palazzo Mezzanotte, per far vedere le bellezze architettoniche e le attività giornaliere della Borsa. Nel secondo momento abbiamo simulato una giornata di trading vera e propria. L'emozione più grande è stata sentire di aver catturato l'attenzione dei ragazzi, percepire dalle loro domande l'interesse ad andare oltre e a capire come funziona il mondo della borsa, ma soprattutto condividere il loro entusiasmo a lavorare insieme, a mettersi in gioco, immaginarsi per un giorno di essere imprenditori nel regno della finanza. Ritengo che sia stata sicuramente una partnership di successo. Lo credo fermamente anche che questo sia lo stesso vissuto anche per impresa. E mi piace ricordare questa esperienza in realtà con un sacchetto di biscotti che erano oramai diventata una tradizione al nostro interno. Spesso i ragazzi di impresa venivano a vendere il loro prodotto, che devo dire era impeccabile sia nella forma che nel gusto. Mi mancheranno. L'esperienza con imprese è stata grandiosa perché mi ha insegnato che donare non vale tanto per quanto doniamo, ma soprattutto per come lo facciamo. È stato emozionante. Speciale. Affascinante. Unico.